Vi presento il mio ospite, siamo in compagnia di Michele Boldrin, economista e professore al Washington University e Ca' Foscari. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio, grazie a lei, grazie a lei. Allora, partiamo naturalmente dai dati. Ieri era una giornata interessante e importante per gli Stati Uniti perché c'era la Fed che ha confermato la propria politica accomodante, anche se alcune persone naturalmente si aspettavano un'indicazione almeno per un possibile tapering verso fine anno. Ma vediamo l'agenda di Biden con l'aiuto della nostra grafica, a partire dall'American Families Plan che ammonta a 1.800 miliardi di dollari, poi in piano infrastrutturale da 2.300 miliardi di dollari e poi naturalmente questo sono circa dico qui 5 miliardi. È naturale che ci sarà una introduzione per quanto concerne la tassazione, aliquota massima imposta sul reddito dal 37 al 39,6% e tassa sulle plusvalenze e dividendi con un rialzo dal 23,8 al 43,4%, e come potete vedere c'è un asterisco che naturalmente abbiamo deciso di mettere giusto per specificare che abbiamo aggiunto la tassa attuale del 3,8% sui stipendi e sugli investimenti, quindi questo è un termine, un valore assoluto. Innanzitutto parto con un parere sull'agenda economica di Biden. A suo avviso, cioè, le piace e soprattutto è fattibile a livello di approvazione? Ma guardi, allora, nonno però innanzitutto mi permetta, non si arrabbi, ma mai mi conosce, quindi visto che mi ha invitato di nuovo dovrà sopportarmi. Non è Biden che fa i miracoli come non era Trump, sono altre cose, quindi il fatto che durante i primi giorni, 100 giorni di Biden gli indici di borsa siano cresciuti tanto perché l'economia americana è molto più solida di altre, ha reagito in maniera, i cittadini americani hanno reagito in maniera alla fine diversa dal terrore un po' impazzito di buona parte degli europei, specialmente quelli che vivono nel paese dove lei sta, e quindi l'economia è ripartita, cioè proprio da quando sono tornato si sente, ma poi si era visto, non è che abbia fatto tutto bene, tutti hanno fatto degli errori. Ma c'è una struttura diversa, una flessibilità diversa, un atteggiamento diverso. Non c'è niente di Biden in questa crescita degli indici di borsa, c'è tanto del funzionamento del sistema economico. E quindi è anche i 200, e questo include i 200 milioni di vaccinazioni. 200 milioni di vaccinazioni e passa, sono avvenuti perché c'è un sistema che funziona, perché il mercato ha funzionato, perché si è lasciati liberi le farmacie di farlo. Perché in tutte le sue follie Trump almeno quello l'aveva fatto, cioè un acquisto di vaccini in Beh, grande sì, massa con il grandissima Warp Speed è anticipazione. stato anche grazie a Trump, bisogna dargli anche Esatto. qualcosa È di stato grazie al fatto un che lo Stato americano, con riconoscimento. tutti i suoi limiti, che non è uno Stato perfetto, per carità, nessuno Stato lo è, funziona. E per esempio non si è posto come obiettivo lo Stato americano quello che lo Stato italiano, cioè vaccinare se stessi, i dipendenti pubblici prima di tutti, no, si è posto come obiettivo vaccinare chi ne aveva bisogno, e questo vuole, cosa vuole? Fa la differenza. Ma detto questo, che non è polemico, è per far capire quello che succede. In tutto questo Biden continua a spingere il suo piano, il suo piano di grandissime spese, visto che l'avete riassunto, ha a mio avviso alcuni elementi folli e alcuni elementi positivi. Gli elementi positivi sono quelli che hanno a che fare con le infrastrutture, sono, devo dire, 2 decenni, forse di più, credo di aver sentito questo discorso da quando sono arrivato negli Stati Uniti, sono quasi 40 anni, ma è diventato veramente forte dal crollo del famoso ponte di Minneapolis, non mi ricordo quando, ma sarà stata una ventina d'anni fa. E quindi va benissimo, vedremo come sono spesi, poi ciò che conta è guardare come e che infrastrutture si fanno, ma non c'è dubbio alcuno che tra aeroporti, autostrade, ponti e una serie di altre cose il paese ne abbia bisogno. E visto il desiderio degli Stati Uniti, beh, mi sembra anche ragionevole anche questo, di muoverci un po' di più nella riduzione delle emissioni di CO2 di quanto abbiamo fatto negli ultimi anni, gli interventi che hanno a che fare con il settore energetico sono ovviamente benvenuti. Sul resto va detto che, lo ripetiamo, ma l'abbiamo già detto che l'ultima volta che ci siamo visti un mesetto fa, questa cosa del fare il pentastellato con gli assegni poteva anche evitarsi, che ci sia abbastanza consenso, un buon strumento per acchiappare voti. Comunque va bene, se è un one shot deal va bene. Sul piano fiscale, come ha visto, in realtà per il momento siamo agli annunci, la tassa globale credo se la siano messa via,
E la cosa significativa è che si è messo via l'estate tax, che non sarebbe stata una brutta cosa, se uno vuole essere coerente con le proprie aspirazioni liberali nel senso americano, quindi non liberali, ma diciamo socialdemocratico o qualcosa del genere, e cercare di tassare o intervenire nei grandi trasferimenti di patrimoni che poi avvengono non alla morte, ma con vari trucchi, trucchetti, trust, le fondazioni, cose del genere, se sei ricco per davvero e non un misero milionario da un milioncino, due o tre, fai cose un po' più serie che non semplicemente lasciare l'eredità ai figli. E invece, guarda caso, se l'ha messa via perché? Beh, perché credo che una buona fetta dei suoi sostenitori e donanti gli abbiamo detto: beh, senti, Joe, quelli che poi dobbiamo perdere così non te li diamo più a te, li detraiamo dalle donazioni. E anche perché ha capito al volo che questo potrebbe implicare una rapida fuga dei capitali. La corporate tax, non è una buona idea, mi dispiace dirlo, proprio non lo è, ma non perché non bisogna tassare i ricchi, appunto, con l'estate tax si tassano i ricchi e guarda caso non è stata fatta. La corporate tax è perché la corporate tax, come dibattiti un po' più tecnici dimostrano tranquillamente, ho partecipato a svariati in questi giorni e c'è abbastanza consenso, alla fine è come aumentare l'IVA, più o meno, o l'IRAP, non la paga il ricco. La corporate tax su Facebook non sono soldi che pagherà Zuckerberg, o capisce, quella su Amazon non la pagherà Bezos. Perché? Perché diventerà un elemento di costo, perché alla fine guardi il rendimento after tax dei tuoi investimenti e quindi in una maniera o nell'altra, a seconda del livello di elasticità di domanda di un mercato o dell'altro, verrà trasferita sul consumatore. Quindi è un aumento della pressione fiscale in generale. E non è come, credo ragionevolissimamente, che loro tentino di far questo, e che chi ama Joe Biden a priori lo ripeta, non è una tassa sui ricchi, non è una tassa sui capitalisti, non è una tassa sul capitale, è una tassa che pagheranno più o meno tutti i consumatori, un pochino anche i percettori di redditi da capitale, ma un po' tutti. Non è una maniera per, come dire, togliere un po' di grasso a Bezos o a, come si chiama il padrone di Tesla, se c'è l'amnesia, insomma a questi, assolutamente. No, quindi perché questo è un punto importante che sta toccando lei, per il semplice fatto che i democratici, naturalmente, il loro slogan in questo caso con la tassazione era We want to bring justice and fairness, cioè quindi non stanno portando giustizia a suo avviso e soprattutto quanti soldi riescono a ricavare a suo avviso con questo aumento delle tasse sulle plusvalenze, perché a New York questo risulterebbe per un aumento di circa 55%, poco sopra, che è un numero piuttosto, beh, importante. Certo, se poi tutti si mettono. Allora, il numero non glielo do. Perché? Perché non sono capace, nessuno ne è capace, perché dipenderà da che realizzazioni ci saranno dei guadagni in conto capitale, quindi si immagina come andrà la borsa. Quindi, certo, se non si aggiustano altri fattori e se uno realizza i guadagni in conto capitale anche solo di questo primo trimestre, di questi primi 4 mesi, quadrimestre, non mi ricordo più come in italiano se 4 mesi sono un trimestre o un quadrimestre, mi vorrà perdonare. Beh, ovviamente con una tassazione sui guadagni capitali di quel livello si incamerano tantissimi soldi, però cosa vuole? Se lei mica, come ci abbiamo imparato ancora negli anni 70, ma sapevamo già prima, negli anni 70 è stato forse il secondo grande contributo di Bob Lucas a quello che stiamo facendo, l'ha messo un po' in ordine, l'ha scritto con le formule, così si vede, gli esseri umani reagiscono ai cambi di legislazione e ai cambi soprattutto di sistema fiscale. Quindi se lei mi aumenta quasi raddoppia la tassazione sui guadagni in conto capitale, e beh, cercherò di evitarli e cercherò di appropriarmi la ricchezza in altre forme. Mi sembra, no? Mi sembra la bassa tassazione dei guadagni in conto capitale è uno dei fattori che a partire dagli anni 80 ha indotto le aziende a distribuire pochi dividendi o in maniera controllata, limitata o in casi straordinari e a contare sui capital gains, a trasferire la ricchezza, i guadagni ai propri detentori, che a volte sono anche piccoli azionisti, non scordiamocelo, cioè,
il mio piano pensione, non so il suo, ma insomma, di tanti, di milioni di noi, il mio piano pensione, il valore capitale cresce perché i capital gains rimangono nel piano pensione, i miei non vengono realizzati, almeno che non facciano del trading, ma e quindi non vengono tassati. Se questo cambierà, come ha annunciato Biden, cambieranno i comportamenti, quindi vedremo proprio anche dei cambiamenti degli indici di borsa. Adesso, quanto sarà la reazione? Come faccio a dirglielo? Però è ovvio che se mi tassi il capital gain il doppio del passato, cerco di farlo meno. È abbastanza banale. E quindi adesso vedremo dai comportamenti e ci si comincerà a stimare come si farà meno. Non so se mi sono spiegato. Quindi il ragionamento da un lato è propagandistico, è piuttosto vuoto, e dall'altro vedremo quanto renderà in termini di budget. Sia chiaro, non è con questo, e questo è uno dei problemi sottostanti, che risolveremo il problema del deficit federale. Ora, mi fermo se vuole vado avanti, perché il vero problema di fondo è cosa facciamo nei prossimi 20 anni col deficit federale. Beh, questo è un punto, un po' un problema, mi sa, a tutti i paesi per il momento, anche un po' grazie alla pandemia. Intanto stiamo vedendo i listini, in particolar modo l'S&P 500, aggiornare i massimi, quindi questo che cosa vuol dire? Che il mercato considera, ok, questo piano non passerà mai al Senato? O forse stanno anticipando, perché sa, se passa, si tassano i capital gains l'anno prossimo, quindi visto che quelli ce li tassano, facciamoli adesso. Un'altra piccola cosa che ci insegna la riflessione economica, no? Se lei mi annuncia un aumento dei prezzi fra 6 mesi su delle cose che devo comunque comprare, io cosa faccio? Corro a prenderle adesso, no? Gli stimoli fiscali temporanei non si fanno per questo, poi si scopre che si aumenta la domanda adesso, o un certo tipo di attività adesso la si riduce in futuro. Pensi ai vari, che so, gli incentivi fiscali per, come l'hanno chiamato, Industria 4.0. Certo, ha avuto un effetto positivo perché molti hanno fatto gli investimenti, i cambi di tecnologie, eccetera, seguendo gli incentivi, però ovviamente c'è una parte di questo forse extra. Una parte di questo forse non si sarebbe fatto in assenza dell'incentivo, ma una parte di sicuro, quella che chiamiamo inframarginale, si sarebbe fatta comunque e a fronte dell'incentivo si è anticipata. Lo stesso vale per i superbonus. Tutti questi meccanismi di anticipazione, occorre stare attenti a fare il calcolo netto dell'effetto, perché quando appunto è anticipato, le persone reagiscono e dicono: vabbè, mi conviene farlo dopo, mi conviene farlo adesso. Rispetto al capital gain, è chiaro che se devi realizzare capital gains e avevi in prospettiva di farlo nei tuoi piani finanziari il prossimo anno, 2 o 3, la probabilità che se lo fai fra X mesi te lo tassino implica che è meglio farlo adesso. Non le pare? Ecco, allora, prima di andare a fare tra l'altro anche un paragone tra tutto ciò che ha fatto l'America e il Recovery Fund, ricordo che tra l'altro è partito un nuovo CDM esattamente alle 16:30, quindi qualche, forse una mezz'oretta fa, per l'ultima, ecco, per l'esame finale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra poco andremo a vedere insieme un pochettino le differenze, se si può fare anzi un paragone. Però innanzitutto, siccome lei mi sembra la persona più giusta a chiederle un parere su tutto ciò che ci ha comunicato ieri alla Fed, alcune persone credevano che era il momento magari di dare qualche indicazione su un possibile tapering. Oggi abbiamo visto anche il PIL dell'ultimo trimestre in rialzo del 6,4%, si sta riprendendo anche se lontano dai livelli pre-pandemici anche il mercato del lavoro. Quindi lei come interpreta questa decisione di rimanere estremamente accomodanti? Ci ricorda alcune conversazioni precedenti. Ormai la Fed ha una dipendenza dall'ambiente politico washingtoniano totale. Diciamo che è palese. Sono tornato, mi sono provato a piacere. È palese. E quindi. Cioè, evito di ripetermi, cosa vuole che le dica? Nel Ok, senso che, vabbè, mi scoccia ripetere le cose, insomma, cioè, questo è un po' un difetto mio. Hai però a ragione suo con quello che non vado avviso, bene alle interviste televisive. Prego, prego, scusi. no, però le volevo chiedere, a suo avviso era il momento per un'indicazione sul tapering? Infatti mi annoia il mondo del Federal Reserve, perché è un giochetto politico, quindi risponderle onestamente. Era il momento. Ma guardi, una serie di operazioni di
sono state fatte negli ultimi anni, io non le avrei mai fatte, faccio un po' fatica a dire era il momento. Ma sì, però non lo puoi fare adesso. Perché? Perché sto qua ha deciso di buttare sul tavolo 6 mila miliardi di dollari di spesa quando i suoi predecessori si erano arrivati a 2,5 in situazioni straordinarie, era tanto. Quindi ha deciso di buttare sul tavolo una quantità di debito pubblico immane. Ci eravamo preoccupati per Trump, che aveva fatto delle cose, però aveva costruito, no? Debito pubblico fondamentalmente con un piccolo taglio di tasse, e invece Biden ha detto: no, no, adesso io mi scateno. L'American Jobs Plan, quello sulle infrastrutture, anche ripeto, ci sta, poi vediamo come li spende. Francamente, sia quello annunciato, cos'era ieri, l'altro ieri, no? Che è una parte del primo, quello da 1,9, sono quasi 2 trilioni all'uno, sono 4 praticamente, 2, 2, 3, 2, 4, quello sulle infrastrutture, quindi fa più di 6, ma andava bene anche metà. Quindi no, la Fed manterrà un atteggiamento di grande supporto perché la dipendenza politica è totale. Bene, l'unica cosa che posso dire ai signori sui mercati è scordatevi i vostri ragionamenti di Phillips curve, tassi di interesse, eccetera. La Phillips curve viene usata ormai da più di un decennio solo quando serve per abbassare i tassi, cioè solo quando serve raccontare la favola che se si abbassano i tassi, sempre e comunque, notesi qualche volta sì, ma non sempre comunque, anzi sempre più raramente, allora se abbiamo un problema di disoccupazione la recuperiamo. Quindi se dovesse presentarsi una circostanza fra 6 mesi che la discesa del tasso di disoccupazione non è grande abbastanza, mi sembra che stia andando molto bene, quindi secondo me torniamo al 4 nel giro di, oggi cos'è? Aprile? Aprile prossimo. Aprile prossimo abbiamo il 4 davanti e dietro il punto o la virgola in italiano avremo un numero nel lower half, cioè da 4,5 a 4,1. Ecco, se questo per caso non succede, sentiremo che bisognerà fare delle altre misure, però non so quali, perché visto quello che abbiamo fatto. Per il momento si sta così perché si sta accomodando. Allora, qual è il vero rischio? Il vero rischio è che questo accomodare, che per il momento si regge e non crea tensioni sulla base di una fiducia accumulata negli anni dal vecchio Volcker 82, che non si lascerà partire fiammate inflattive vere, sostanziali. Andare dal 2,1 al 2,6 non fa male a nessuno, non è un gran problema. Andare al 3,6 o al 4,2 in maniera continuativa è un problema. Vediamo se questa fiducia Powell e compagnia riescono a mantenerlo oppure no. Però la scelta è politica, ripeto, la scelta è totalmente politica. Allora, vorrei toccare un ultimo argomento ed è il Recovery Fund, il progetto più importante non solo per l'Italia ma per l'Europa. Come stavo dicendo, questa è l'ultima lettura, è partito il CDM alle 16:30. Quando abbiamo visto naturalmente il documento, si tratta di un'Italia quasi del futuro, e cioè tanto focus sulla digitalizzazione, innovazione, competitività, transizione ecologica soprattutto, e così via. Le piace questa Italia che ha illustrato Mario Draghi con questo naturalmente Recovery Fund, che non è naturalmente lui da solo, ma il suo team? Allora, come lei sa, io ho una grande simpatia per l'attuale Presidente del Consiglio, e quindi faccio un po' fatica a dirne cattiverie. Il PNRR, gli annessi, me lo sono messo a studiare, va commentato, come dire, nei dettagli, ho cominciato a farlo sul canale YouTube di Liberi Oltre, mi permette un po' di pubblicità perché è una roba lunga, adesso devo rispondere in 2 minuti. Sì, c'è un'Italia di fantasia che Mario ha disegnato, che Draghi ha disegnato, ma non esiste. Il PNRR ha un problema fondamentale e si vede, sai come si vede? Come abbiamo fatto osservare giocosamente sui social, ma erano solo a metà delle battute. Se lei va sui siti tipo il Ministero della Salute e controlla i siti web dei ministeri dello Stato italiano, che costano delle cifre che la sua azienda televisiva ci vive per qualche anno, ok? Fanno schifo. Ma non solo fanno schifo, non rispettano nemmeno le norme base di sicurezza nel trasferimento dati, che in realtà poi lo Stato impone agli altri e che comunque gli standard del mercato impongono. Quindi quello che manca nel PNRR è il riconoscimento che sì, la pubblica amministrazione
Stato italiano, i suoi apparati concreti, veri, fisici, i suoi esseri umani, 3 milioni e rotti di suoi dipendenti, specialmente quelli a livello alto, magari a livello basso, e gli annessi e connessi che non sembrano dipendenti pubblici, ma lo sono, funzionano malissimo e sono non l'unico, ma il blocco peggiore e più grave e più pesante allo sviluppo italiano. Ma la ragione per cui lo sono non è perché non sono giovani abbastanza, non è perché sono pochi, non è perché non hanno tanti bei computer che poi ce li hanno, d'accordo? Lo sono perché non hanno gli incentivi adeguati a lavorare bene, ad assumersi la responsabilità, a pagare quando sbagliano, a essere promossi e licenziati secondo le loro performance. Questo aspetto cruciale dell'amministrazione pubblica italiana, il PNRR, per ragioni ovviamente politiche, perché a ministro della pubblica istruzione ha messo uno come Brunetta, che è quello che pensava di risolvere le cose con gli sticker, con i sorrisetti, e che continua a dire che lui la riforma della pubblica amministrazione l'ha fatta, infatti abbiamo visto l'effetto. Ecco, quel mondo politico purtroppo quello è, l'apparato dello Stato quello è, il suo condizionamento totale, specialmente ai livelli alti, sul mondo politico incapace quello è, e quindi quel sistema di incentivi non è stato neanche lontanamente sfiorato. Gli è solo stato detto: ve ne assumeremo molti di più, vi aumenteremo gli stipendi, vi daremo tanti bei giocattoli e cercheremo di convincervi di usare gli strumenti digitali. Ma gli strumenti digitali di per sé, come i martelli, come i coltelli, come qualsiasi strumento, possono essere buoni e utili, produttivi o non produttivi, a seconda di chi li usa e di che incentivo ha. E quindi finché il sistema di incentivi non cambierà, non ci sarà nessun cambio. Questo è il problema di fondo del PNRR. Poi su tutta una serie di cose concrete va benissimo, per carità, una serie di cose va benissimo, però ha solo spese, non ha alcuna riforma del funzionamento della macchina, non ha alcun cambiamento nel sistema di incentivi, e francamente mi rendo conto di nuovo che Draghi non avesse alternativa, ma ripeto, il problema quindi è cosa ci stai a fare lì se questi riescono a condizionarti su tutto. Non ha alcuna riduzione di alcune spese strutturali di lungo periodo, tipo le pensioni, che comunque rendono il carico fiscale insopportabile e quindi comunque rendono il paese poco attraente per i settori dinamici, per i giovani, per le persone capaci. Questo tipo di problemi non si risolve facendo sì che al comune di Abbiategrasso abbiano tutti degli stupendi iPad, Surface, degli schermi da 900 pollici. Lo sappiamo tutti, no? No, sì, ecco, grazie per aver illustrato le sfide prima proprio che le chiedevo. Grazie mille a Michele Boldrini, economista e professore Washington University. Grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Alla prossima. Grazie, arrivederci.